Due vagoni e un bebè. Era una giornata caotica alla stazione di Knapford. Thomas, Annie e Clarabel dovevano terminare un'ultima corsa prima di poter fare una pausa. Oh cielo! Che confusione, Clarabel! Lo so, Annie, ma almeno non stanno cercando di salire in carrozza. Non credevo che una cosa così piccola potesse fare così tanto rumore. Ma la madre e il bambino volevano proprio viaggiare sulla linea di Thomas. Oh! Non penso che ai neonati piacciano i treni. Non ho nessuna voglia di fare questa corsa, sul serio! Ma non appena Thomas cominciò a muoversi, il bambino smise di piangere. Oh, povero piccolo! Probabilmente era solo molto stanco. Credo di piacergli, Clarabel. Anch'io sono molto brava con i bambini. Non dimenticate chi è che vi sta tirando. Magari sono io a piacergli. Qualsiasi cosa avesse fatto calmare il bambino, non durò a lungo. Oh, perché stai piangendo, Thomas? Hai perso un'altra corsa? Non sono io a piangere, Bertie. Ho un bambino piccolo a bordo. Ciao, Thomas. Che cos'è questo rumore assordante? È un neonato, sciocchino, non lo vedi? Avete provato a cantargli una ninna nanna? Ma che splendida idea, Henrietta! Ninna nanna ninna oh, questo bimbo a chi lo do? Lo darò alla befana che lo tiene una settimana. Lo darò all'uomo nero che lo tiene un anno intero. Oh, ho davvero una splendida voce, me lo dicono tutti. Anch'io so cantare, lo sai? Oh, ninna nanna, oh, ninna oh. Questo bimbo è chi lo do? Annie, Clarabel, non è la vostra ninna nanna a calmare il bambino. Sono io! Ogni volta che Thomas doveva fermarsi a una stazione o a uno scambio, accadeva la stessa cosa. Non capisco, ma perché scendono tutti, a eccezione della signora col bambino che piange? Ora dovrà per forza scendere qui? È vero, questa è l'ultima stazione! Signore, mi scusi? Grazie. Oh. Thomas fece il giro della stazione pronto per tornare a Knapford. Il viaggio di ritorno sarà certamente più tranquillo, senza... Oh no! Di nuovo quel bambino? Non è possibile, sta ancora piangendo. Suppongo che sia ancora molto stanco, come hai detto prima, Annie. Oh, non posso crederci, ma com'è possibile che sia ancora così stanco? Il bambino si addormentò di nuovo non appena Thomas lasciò Farquhar. Ora so cosa devo fare. Ogni volta che mi fermo, il bambino comincia a piangere. Quindi non mi fermerò più. Questa è un'idea terribile, Thomas. Che ne sarà degli altri passeggeri? E finirai col metterti in guai seri con Sir Topham.
Credo proprio che abbiate ragione. Oh, cosa faresti senza di noi? Così Thomas si fermò in tutte le stazioni. Ma ogni volta che si fermava, il bambino ricominciava a piangere. Quando arrivò di nuovo alla stazione di Knapford, erano tutti esausti. Oh, grazie al cielo, è davvero finita. Mi farò un riposino sul binario di servizio. Oh, un'intera ora di pace prima del prossimo viaggio. Ciao, piccolino. Cucci, 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 cucci. Ma Thomas stava guardando la madre mentre cercava di calmare il suo bambino. Signore, signore, chiedo il permesso di saltare la pausa. Oh, e perché mai? Voglio fare una corsa speciale senza fermarmi. Così il bambino e la mamma possono riposarsi un po'. Ma Thomas, no, no! E che facciamo se non funziona? Prima ha funzionato. Beh, credo che sia molto gentile da parte tua, Thomas. Ottima idea, puoi andare. Credo che il bambino si stia addormentando. Ehi, ciao Thomas! Bertie, il bambino dorme! Oh! E anche sua madre dormiva. Finalmente tornarono a Knapford, dove c'era qualcuno ad aspettarli. Oh, Thomas, grazie per aver fatto da babysitter. Quelli a cui hai badato sono mia moglie e mio figlio. Davvero? Non lo sapevo. Credo proprio che sia la dormita più lunga che si siano fatti da giorni. Non abbiamo ancora scelto il nome da dargli e siamo troppo stanchi. Non mi sorprende. Non sapevo che i bambini fossero così impegnativi. Oggi hai fatto un ottimo lavoro, Thomas. E tu, Albert, credo che meriti una settimana di vacanza. Così potrai dare una mano con il tuo bambino. Oh, grazie, Sir Topham. Forse potremo dargli un nome che ci ricordi di questa giornata. Che ne dici, cara? Certo che sì. Magari potremmo chiamarlo Thomas. Grazie ancora per il prezioso aiuto. È stato un piacere. Mi dispiace di avervi fatto saltare la pausa, Annie e Clarabel. Ma ne è valsa la pena, non è vero? Annie? Clarabel? Credo che stiano dormendo profondamente, Thomas. La migliore locomotiva del mondo. Connor e Caitlin sono due locomotive molto veloci che amano fare delle corse mentre portano i passeggeri avanti e indietro dalla terraferma. Che oggi vincerò io. Questo lo vedremo. Ma poi ci fu un problema. Oh no! Wow, bella frenata di emergenza, Caitlin. Scusa. Avrei dovuto togliermi di mezzo, ma ho subito un guasto. Non posso muovermi. Non c'è niente di cui scusarsi, Emily. Succede a tutti quanti di rompersi prima o poi. Ma perché
ancora non siamo partiti. Prima che tu vada, Caitlin, posso chiederti di darmi una spinta fino a quel binario di servizio? Non ti preoccupare, Emily. Posso cambiare di binario e superarti. Ma è solo una spintarella. Oh, no, no, va bene così? Ho già fatto, vedi? Non passò molto tempo prima che Caitlin tornasse indietro. Oh, ciao, Caitlin! Aspetta, dove sono i tuoi vagoni? Non ho bisogno dei vagoni. Adesso ti porto all'officina. Non avrai pensato che ti avrei lasciato qui da sola, vero? Chi penso che sia, Emily? È Connor! Buonasera, signore! Sembra che vincerò di nuovo io, Caitlin! Che la gara abbia inizio! Wow, Caitlin! Sei veloce! Veloce? Questo non è niente, ma, beh, tu sei un po' più pesante dei miei vagoni. Più pesante? Non offenderti, Emily, ma tu sei una locomotiva bella grande. Proprio come me. L'abbiamo preso! Si sta fermando. Ci vediamo, Connor! Il mio cappello! Non ci volle molto tempo prima che la velocissima Caitlin arrivasse all'officina con la povera, malandata Emily. Ed Emily era rimasta molto colpita da Caitlin. È stato grandioso, Caitlin! Sei incredibile! Incredibile? Non direi proprio. Sono soltanto veloce. Ecco tutto! Caitlin è così veloce, Victor! È stato fantastico! Deve essere la migliore locomotiva del mondo! A dire il vero, Emily, essere veloci non è tutto nella vita. Lo so, ma Caitlin ha anche un aspetto meraviglioso. La sua linea è così slanciata e armoniosa. Quello è solo un rivestimento. Sotto a tutto quell'acciaio, Caitlin è solo una locomotiva come tutte le altre. I meccanici non possono fare niente per cambiare la mia forma, Victor. Perché mai vorresti fare una cosa simile? Tu sei una grande locomotiva, Emily. Non hai bisogno di cambiare. Pochi giorni dopo, Emily era tornata al lavoro sulla linea principale. Ciao, Emily! Ciao, Caitlin! Wow! Sembri nuova di zecca! Ti hanno riverniciato? Solo un ritocchino. Ma qualsiasi cosa facciano, io non sarò mai fantastica come te. Oh, ma che sciocchezze! Tu sei una locomotiva meravigliosa e poi puoi portare tanti tipi di treni. Io invece devo portare quasi sempre passeggeri. Non mi dispiacerebbe cambiare un po' di tanto in tanto. Ci vediamo! Ciao, Emily! Emily? Qual è il problema? Il fatto è che Caitlin è migliore di me in tutto quanto. Tutto quanto? Non può essere migliore di te in tutto. Ma lo è, Thomas! Lo è davvero, non scherzo! Non essere sciocca, Emily! Sii orgogliosa di te stessa! Solleva in alto la tua pala e grida forte! Io sono una locomotiva molto speciale e non c'è nessun altro come me! Ma io non ho nessuna pala! E Caitlin è davvero migliore di me in tutto quanto! Le altre locomotive sapevano che Emily era infelice, ma non sapevano come tirarla su di morale. Ti piacerebbe portare il treno della corrispondenza, Emily? È divertente! No, grazie, Percy. Ci sono! Potresti essere la mia locomotiva di supporto domani. Sono diretto sulla costa, ad Arlesburg. Come no, James? Tutti vorrebbero essere la tua locomotiva di supporto. Poi, un giorno,
Emily andò a fare una consegna al castello di Ulstead. Ciao, Emily! Caitlin, hai subito un guasto anche tu? No, ma il mio macchinista ha sentito un rumore strano, quindi mi stanno facendo un controllo. A posto! Sembra proprio che stavolta mi batterai scendendo dalla collina. Emily si diresse verso il fondo della ripida collina. Ma poi ci fu un problema. Aiuto! Aiuto! I miei freni! Non mi funzionano i freni! Aiuto! Stai attenta, Emily! Oh, non riesco a fermarmi! Devo assolutamente rallentarla! Sta tranquilla, Caitlin! Ti tengo io! Questa volta era Caitlin a dover essere portata fino all'officina ed Emily era molto fiera di essere lei la locomotiva che l'accompagnava. Oh, ecco perché non mi piace spingere. Mi si rovina sempre la carrozzeria. È per questo che non mi hai voluto spingere sul binario di servizio, per via della tua carrozzeria. Sì, mi dispiace tanto. Non sai quanto vorrei dei respingenti come i tuoi. Sei stata proprio fenomenale oggi, Emily. Sei una locomotiva davvero coraggiosa. Succede a tutti di subire un guasto prima o poi, Caitlin. Sono davvero fortunata ad avere un'amica come te. Grazie per avermi aiutata. E anch'io sono molto fortunata ad avere un'amica fantastica come te. La piccola locomotiva che vinse la corsa. Un giorno, Thomas si trovava allo scalo della stazione di Knapford quando qualcosa di davvero insolito attirò il suo sguardo. Questo sì che è strano. Hai visto qualcosa di giallo che si aggirava da queste parti, Percy? Qualcosa di giallo, tipo una banana? Una banana? No, Thomas, non ho visto niente. Ciao a tutti, io mi chiamo Philip e sono una locomotiva box cab diesel. Ciao, Philip. Io sono Thomas e il mio amico si chiama Percy. Sono venuto qui per lavorare sulla ferrovia di Sir Topham. Con noi? Ma non lo so, forse il mio compito è smistare i vagoni, ma non so di preciso quali. Oh, magari sono quelli laggiù! Si può sapere chi è quello? Quello era Philip! Philip era la nuova locomotiva di Sir Topham e aveva tantissima voglia di fare buona impressione. Sì! Ciao, bestione! Mi chiamo Philip. Ti aiuto a portare i vagoni? Vagoni? No, non se ne parla proprio. Stavo solo cercando di rendermi utile. Se davvero vuoi renderti utile, allora ti consiglio vivamente di fare del tuo meglio per non starmi tra le rotaie. Tranquillo. Oh. Non lo farò.
Puoi star certo che non lo farai. Io tiro il treno espresso e sono una locomotiva super veloce. Oh, ma anch'io sono davvero velocissimo. Ehi, sta a vedere quanto sono veloce a trasportare quei vagoni dall'altra parte dello scalo. Oh. Sarà una cosa fantastica! Ah, visto? Ah, visto? Visto quanto sono veloce? Eh? Hai visto quanto sono veloce? Oh, si può sapere dove è andato il bestione? Sarebbe dovuto rimanere a guardarmi. Il bestione? Ah, stai parlando di Gordon. Deve andare a portare il treno espresso. Ehi, aspetta! Aspetta! Treno espresso in arrivo! Ehi, aspetta! Aspettami! Saresti dovuto rimanere a guardarmi! Philip, fermati subito! Il semaforo è diventato rosso! Wow, Philip! C'è mancato un pelo! Lo so! L'avrei raggiunto se non fosse stato per quel semaforo! Gordon è davvero molto veloce, Philip! Ma sono molto veloce anch'io! Beh, Gordon ritornerà qui più tardi, se vorrai ancora fargli vedere quanto puoi essere veloce. Philip non vedeva l'ora che Gordon ritornasse e continuava ad andare alla stazione per controllare l'ora sul grande orologio. Treno espresso in arrivo! Oh, è lui! Philip era così contento di vedere Gordon che si avviò a tutta velocità verso il nodo ferroviario di Knapford senza riflettere. Fermati! Ciao, bestione! Ciao! Philip, non ti avevo forse detto di non starmi tra le rotaie? Stavi quasi per causare un incidente terribile. Scusa, bestione, cioè voglio dire Gordon, ma perché non sei rimasto a guardarmi? Te ne sei andato mentre cercavo di farti vedere quanto posso Philip! Essere... Ascoltami, so che sei nuovo di qui, ma se vuoi lavorare sulla mia ferrovia, devi farlo in sicurezza e obbedire a tutte le regole. Non avrei davvero potuto dirlo meglio, signore. Mi scusi, signore, non volevo causare problemi. Starò più attento d'ora in poi, lo prometto. Ma la piccola locomotiva diesel era ancora determinata a dimostrare a Gordon quanto potesse andare veloce. Ciao, bestione! Cioè, volevo dire Gordon, facciamo una gara? Stavo cercando di fare un riposino, Philip. Quindi, per favore, ora lasciami in pace. Oh, andiamo! Facciamo una gara! Ai vostri posti, pronti, partenza! Via! Uh-huh! Vattene via! Gordon voleva che Philip se ne andasse via da lì. Ma Philip pensò che avesse dato il via alla loro gara. Guarda quanto vado veloce! Non mi prenderai mai! Ah, sei tu! Ehi, dove te ne vai così di corsa? Sto facendo una gara. Davvero? E con chi stai gareggiando? Gordon! Non lo hai visto lì dietro? No, io non l'ho visto. Questo significa che sto vincendo! Sì! Gordon. No,
Io sono Emily, ma tu chi sei invece? Io sono Philip e sto facendo una gara. Ok. Philip corse a più non posso fino al porto di Brendam e non vide arrivare Gordon da nessuna parte. Ho vinto io! Urrà! Philip ha vinto! Quella sera, Philip seguì i suoi nuovi amici fino al deposito di Tidmouth. Sono arrivato fino al porto di Brendam e lui non è riuscito a raggiungermi. Quindi sono io il vincitore. Chiedete a Emily se non mi credete. La prossima volta andrà meglio, Gordon. Guardate che io non stavo nemmeno gareggiando. Ve l'avevo detto che ero veloce. Ma tu non dovresti essere in un altro deposito insieme alle locomotive diesel. Oh, ma io voglio stare con i miei nuovi amici. Philip! È tutto ok? Posso dormire sul retro. Non ti accorgerai neanche che sono qui. Domani, piccolo Philip, coglierò l'opportunità di farti vedere sul serio quanto sono veloce. Non mi vedrai neanche partire, credimi. Ok, Gordon. Insomma, se vuoi la rivincita possiamo fare un'altra gara. Ma non dimenticare che ti ho comunque battuto la prima volta. No! Non c'è più rispetto. Philip alla riscossa. Philip è una piccola locomotiva diesel molto sicura di sé. Il giorno del suo arrivo sull'isola di Sodor, ha sfidato Gordon in una corsa. Ai vostri posti? Pronti, partenza? Via! Uh-huh! Vattene via! E Philip continua a dire a tutti di aver vinto, anche se Gordon non stava neanche gareggiando. Un giorno, Philip stava lavorando allo smistamento. Philip, come stai oggi? Ah, alla grande, Thomas! Ehi, guarda quanto riesco ad andare veloce per arrivare dall'altra parte! Ah, c'è qualcosa che non va, James? Puoi dirlo forte. Sir Topham vuole che tiri di nuovo il treno merci. Io sono una locomotiva splendida, Thomas. Non dovrei trasportare vecchi vagoni sporchi e polverosi. Oh, James! Hai visto quanto stavo andando veloce? No, Philip, non stavo guardando. Oh, posso fartelo vedere adesso? Vai pure, Philip, facci vedere. Ok, allora, pronti? Si parte! A Thomas piaceva Philip, ma non tutte le altre locomotive la pensavano allo stesso modo. Ah, quella nuova locomotiva si dà davvero troppe arie. Non fa altro che parlare di se stesso. Troppe arie? È buffo che sia proprio tu a dirlo, James. Mi hai visto? Mi hai visto? Mi hai visto questa volta, James? Sì, sì, certo che ti ho visto. Non ci fare caso, Philip. È scontroso perché deve tirare un treno merci. Oh, sono quelli i tuoi vagoni? Li ho smistati io ed è stato facile, direi. Di solito riesco a tirarne molti di più. Sono una locomotiva molto forte. Tu? Forte? Beh, non ti preoccupare. Puoi star certo che prenderò molti altri vagoni prima di partire. Aspetta e vedrai. Ok, ma scommetto che non ne porterai più di me. Ah, capisci cosa intendo, Thomas? Sta sempre a darsi delle arie. Sei pronta, Clarabel? Eccolo che arriva! Sbrigatevi voi due, i nostri passeggeri aspettano!
Guarda là, Thomas! Glielo faccio vedere io a quel piccoletto, quello che sa fare una magnifica locomotiva come me! James! James! Ma quanti vagoni stai trasportando? Thomas andò alla stazione di Knapford a prendere i suoi passeggeri. Guardami, Thomas! Sto trasportando molti più vagoni di James! Ma quei vagoni sono vuoti, Philip! Lo so, e sono leggerissimi, ma sono comunque più di quelli di James. E ne hanno bisogno subito su alla cava. Quella piccola locomotiva ha una gran faccia tosta a volte. Sì, mi ricorda una piccola locomotiva a vapore che voleva vedere il mondo ad ogni costo. Non passò molto prima che James si pentisse di aver preso così tanti vagoni dallo scalo. Era molto difficile farli muovere, specialmente in salita. Ma era ancora più difficile tenerli sotto controllo quando era in discesa. Aiuto! 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 E poi ci fu un problema. Aiuto! 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 Nel frattempo, Philip aveva consegnato i suoi vagoni vuoti e stava facendo ritorno allo scalo. Sono nei guai! Qualcuno mi aiuti, per favore! C'è nessuno? Chi va là? Thomas! James! Si può sapere che ci fai lassù? Oh, sei tu! Ho avuto un incidente! Hai detto un incidente? Non ti avvicinare! Penso proprio che cadrò! Sbrigati! Va a chiamare aiuto! Visto, James? Te l'avevo detto o no che ero molto forte? Sì! Grazie! Ma non sono in grado di rimettermi sui binari. Tranquillo, vado a cercare aiuto. Oh, aspetta, non posso. Fortunatamente il macchinista di James trovò un'abitazione da cui poté usare il telefono per dare l'allarme. Pronto? Oh, capisco. Oh, cielo. Ah, e dove è successo esattamente? Percy fu mandato a prendere Rocky, in modo che James potesse essere sollevato e rimesso sui binari. Oh, cielo! Come farò? La mia splendida vernice si è tutta rovinata ora! Perlomeno non ti sei schiantato al suolo! Sì, grazie a me! Proprio così, grazie a Philip! Sì, grazie, Philip. Mi dispiace di aver detto che ti dai troppe arie prima. Davvero? Troppe arie? È buffo che sia proprio tu a dirlo, James. Prendere troppi vagoni è quello che io chiamerei darsi delle arie. Mi dispiace, signore. Potete andare, pronti a partire. James dovette essere portato all'officina per la riparazione e anche Philip aveva bisogno di cure. Ma prima voleva raccontare la sua avventura a tutte le locomotive. Così, a quel punto, mi sono lanciato sotto al tunnel e badaboom! James mi ha atterrato proprio sopra! Ecco com'è andata! Oh,
E quando Sir Topham è arrivato, ha detto che James si voleva dare un sacco di arie portando tutti quei vagoni. Sei davvero una piccola locomotiva coraggiosa, Philip. E anche forte, direi. Forse. Ma adesso, Philip, sei tu quello che si dà delle arie. Oh. Sì, ma non tante quanto James, però. Dobbiamo assolutamente trovare a quella piccola locomotiva diesel un altro deposito in cui dormire.